Ragazzi, bentrovati finalmente con questo nuovissimo video del canale. Oggi, dopo diverso tempo dall'ultima volta, voglio tornare a parlare un po' dei remake, quelli che usciranno quest'anno almeno, di Diamante e Perla, ovvero Diamante Lucente e Perla Splendente, appunto, questi giochi tanto criticati dalla community Pokémon e non solo, per cui, insomma, al momento ci sono ovviamente un po' perse le tracce, ma è una cosa fisiologica, perché dopo il Direct, o comunque sia la presentazione di lancio, c'è sempre un periodo un pochino di stallo, senza news. Attenzione però, perché nonostante la carenza di news, voglio pormi e porvi anche nei commenti una domanda fondamentale, ovvero ne varrà veramente la pena di spendere i nostri soldi per questo gioco, per questa coppia di titoli, anzi? Beh, è quello appunto di cui parleremo in questo video, quindi mi raccomando, commentate qui sotto con la vostra opinione, un bel mi piace e supporto, ovviamente un passaggio al canale Iola per non perdervi neanche una stream del canale. Signori, partiamo in questo viaggio nella regione di Sinnoh e vediamo se ne varrà la pena. Cominciamo! Me l'avete chiesto veramente in tantissimi in questo mese passato dal Pokémon Presents, ma quale versione comprerai? Oppure ne varrà la pena comprargli? O anche mi conviene comprare la Switch con questi giochi per rimanere quindi al passo con il brand Pokémon e le uscite? Sicuramente c'è molto scetticismo ancora su questi titoli. È ancora presto, abbiamo visto un trailer di lancio della durata di pochi minuti riguardo questi giochi, quindi c'è ancora molto, tanto da vedere. Si spera, Game Freak. Anzi, I love computer arts. Questa volta cambiamo. Capisco però i dubbi perché, sinceramente, io li comprerò. Comprerò questi giochi, vediamo se è una versione o tutte e due, anche se da buon Pokéfanatico ormai fissato compro entrambe le versioni praticamente tutti gli anni, a parte il povero Let's Go Eevee che non sta piangendo in questo momento, è l'unico che non ho comprato ultimamente. Spenderò quindi sicuramente, così a occhi chiusi, i miei 60 euro ormai, e poi vedremo per Pokémon Perla, magari comincerò con Pokémon Diamante, però effettivamente, visto che saranno giochi remake praticamente simili, quasi delle remastered, beh, capisco lo scetticismo di molti nello spendere 60 euro, perché questo sarà il prezzo, parliamone sicuramente, per questi giochi che potrebbero non offrire molti contenuti aggiuntivi rispetto agli originali Diamante e Perla su DS. E ovviamente la partita si giocherà tutta qui. Il match decisivo per quanto riguarda le vendite di questi giochi, beh, sarà tutto incentrato su quante cose effettivamente aggiungeranno questi giochi, perché se saranno effettivamente dei remake uno a uno, quindi tali e quali, con le stesse identiche cose di Diamante e Perla, beh, non andiamo bene e sicuramente non andremo neanche lontano con le vendite. Anche se abbiamo visto con Spada e Scudo, comunque sia criticati e ancora criticati, terzo posto, 20 milioni di copie vendute. Rip. Poi comunque sì, c'è ancora tempo, abbiamo visto pochissimo su questi giochi, anche se potrebbero non aver tanto da mostrare essendo dei remake di giochi di quarta generazione, però abbiamo visto comunque poco, un trailer di pochi minuti, manca ancora tantissimo, probabilmente usciranno tra ottobre e novembre, quindi mancano 6-7 mesi, di più anzi, manca un'eternità. Ci sono veramente tutte le carte in regola per ribaltare la situazione. Assolutamente, tutto insomma si deciderà con le aggiunte. Quali aggiunte potrebbero fare per invogliare la gente a comprare di nuovo questi giochi, a sborsare altri 60 euro? Sicuramente aggiungendo qualche chicca qua e là nella trama, qualche cosa che vada insomma a distinguere questi giochi dalle versioni originali, che li renda unici comunque sia a loro modo, quindi che la trama non percorra gli stessi passi di Diamante e Perla, che si discosti magari un pochino, qualche chicca qua e là, magari qualche collegamento che ci conduca poi il prossimo anno anche a Pokémon Leggende Arceus, ci starebbe, lo vedrei veramente bene, proprio per vendere anche il prossimo gioco. Perfetto, Game Freak, pensaci, mi raccomando. Abbiamo visto i Pokémon Rubino Omega Zaffiro Alpha, l'ipervolo, aggiunto rispetto a Rubino e Zaffiro, mega evoluzioni esclusive, insomma, Archeo Risveglio, un sacco di cose, l'episodio Delta. Quindi aggiungere cose che vanno a rendere i giochi originali diversi. Ho nominato una cosa molto importante legata ai remake di terza gen, l'Archeo Risveglio, quindi magari una nuova forma di Dialga e Palkia. Non ci hanno ancora mostrato, ma è ancora presto ovviamente, le copertine, chi lo sa, potremmo avere, anche se dubito, al momento una nuova forma di Dialga e Palkia. Un Archeo Risveglio, la chiameranno in modo diverso, non importa, però anche questo potrebbe aiutare a smuovere un po' le acque, che al momento
sono parecchio ferme per questi giochi, a differenza di Pokémon Legend Arceus. Parlando di nuove forme, potrebbero anche riportare indietro, perché ci starebbe effettivamente in questo gioco, le mega evoluzioni. L'ultima volta le abbiamo riviste in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Sinceramente non mi aspetto Dynamax e Gigamax, perché sinceramente abbiamo visto anche il gioco come sarà fatto, è totalmente diverso e scollegato rispetto a Spada e Scudo, quindi non c'è neanche spazio per queste cose, è molto più un gioco vecchio stile da mega evoluzioni, assolutamente, quindi magari nuove mega evoluzioni di Pokémon famosi di Sinnoh, gli starter, quindi non si può sbagliare, queste forme potrebbero aiutare veramente tantissimo nelle vendite. Poi comunque sia, parlando di Sinnoh, hai un sacco di Pokémon da utilizzare per eventi extra, eventi post game, l'evento di Darkrai, qualcosa con Arceus che magari ti porti appunto avanti, che ti colleghi a leggende Pokémon Arceus per l'anno dopo, e hai un sacco di eventi, Shaymin, ma quanti ne hai? Cioè, veramente, ho perso il conto. Un sacco di eventi che Game Freak e Love Computer Arts possono piazzare lì nella storia principale o nel postgame per arricchire il gioco, finalmente dare un senso a questi Pokémon di Sinnoh che in Diamante e Perla, praticamente se non citavi, non li ottenevi. Quindi dare un senso a questi Pokémon finalmente e rendere questi giochi unici e acquistabili, quindi motivarne l'acquisto da parte del fan. Mi aspetto quindi qualcosa che dia un vero scossone a questi giochi e alla loro campagna promozionale. Come detto, è ancora presto, insomma, non voglio portarmi avanti con le conclusioni o giungere a pareri troppo affrettati, quello no, ci mancherebbe, ci vuole qualcosa che veramente sia scioccante, un episodio post game, qualcosa che invogli il giocatore veramente a investire il suo denaro e il suo tempo in questi giochi. Capisco lo scetticismo, lo capisco, perché il primo trailer non ha fatto una buona impressione dal punto di vista grafico, insomma è un gioco totalmente distaccato da questa generazione, infatti solitamente i remake sono un miglioramento dei giochi della generazione attuale, abbiamo visto Rubino Omega, Zaffiro Alpha, un miglioramento di Pokémon X e Y, o tornando anche indietro, Heart Gold, un miglioramento di Diamante per le Platino, quindi c'è scetticismo. Devono assolutamente mettere qualche evento extra, qualche particolare aggiuntivo, qualche chicchetta qua e là. Signori, sinceramente, lo dico adesso, non ci credo. Sarei veramente molto deluso se vendessero questi giochi, tale e quale Diamante e Perla, senza aggiunte, a prezzo pieno. Cioè, non ci credo. Non ci credo, lo dico adesso, Non ci credo. Direi quindi che è il caso di farmi sapere la vostra opinione. Comprerete questi giochi? Oppure non siete ancora convinti? O anche peggio, non li comprerete neanche per sbaglio, aspetterete poi l'anno prossimo? Io li comprerò comunque, ormai da fan accanito Pokémon, come ho fatto anche negli ultimi anni. Quindi io, sì, li comprerò. Voi? Fatemelo sapere qui sotto con un bel commento, un mi piace di supporto per farvi sentire, mi raccomando, per supportare il canale e un passaggio anche dal canale Viola per tutte le stream. Ragazzi, ci conto. Per oggi quindi possiamo dire che dal buon Rocket è tutto, quindi Recruiter vi auguro un buon pomeriggio, una buona giornata e ovviamente, come sempre, bye bye!